l'equazione delle liste x quadro fatto a quadro più y quadro fatto b quadro uguale 1, passate per i punti a di coordinate 1 mezzo meno 3 radicale 7 fatto 10 e b di coordinate meno 2, 2 radici di 3 quinti. Il testo che avete visto, no, ogni tanto ci sono degli errori nel testo, nel precedente invece che punti, punto, vabbè, comunque, io li chiamo con A e B, il testo non li nomina i punti. E stesso discorso del precedente esercizio, e l'isse che passa per due punti. Se quella è l'equazione, imponiamo il passaggio per il punto A e per il punto B. Nel caso del punto A, al posto della scissa dobbiamo metterci un mezzo, al posto dell'ordinata bisogna metterci questo meno 3 radicale 7 decimi, che, attenzione, ho scritto così però, perché altrimenti sembra una differenza qua. Devo dire numeracci, e cominciamo a risolverci il nostro sistema che, diciamo, nel precedente esercizio ci ha occupato un pochino di tempo. Allora, se un mezzo quadrato è un quarto, quindi viene un 1 fratto 4a al quadrato. Se facciamo il quadrato di questo, viene un 9 per 7 fa 63 centesimi, quindi viene un più 63 su 100 b quadro uguale 1. Stesso dicasi per questo, viene un 4, 2, meno 2 quadrato fa 4 diviso a quadro. Più, dunque quello viene un 4 per 3, 12, 12 25, quindi è un 12 che rimane sopra, 25 insieme a b quadro scala sotto uguale 1. Ragazzi, non entro sull'algebra perché se mi dite il perché di queste cose c'è da mettersi le mani nei capelli che io non ho, tra l'altro. Dunque, opterei per lavorare sulla. Dunque, come al solito io, sapete che faccio? Decido di fare un minimo unimutolo, sia nella prima equazione che nella seconda. Il denominatore, visto che 4 per 25 è 100, 100 a quadro, 100 a quadro b quadro è il minimo unimutolo di questo denominatore, quindi moltiplico per 100 a quadro b quadro a sinistra e a destra. Qui invece il minimo unimutolo è 25 a quadro b quadro, quindi qui moltiplicherò per 25 a quadro b quadro entrambi i membri. Allora lì viene un, attenzione, 100 a quadro b quadro per 1 su 4 a quadro, 100 quarti è 25, viene un, attenzione, 25b quadro più 63 di sicuro a quadro uguale 100 a quadro b quadro. 25 quadro b quadro per 4 su quadro b quadro è un 100, perché 25 per 4 è 100, b al quadrato più 12a al quadrato uguale 25 a quadro b quadro. Qui facciamo un altro modo, ve ne faccio vedere un altro, così potete divertirvi. Sapete che faccio? Faccio una differenza tra la prima e la seconda, facendo sapete che cosa? Scelgo di moltiplicare per meno 4 i termini della seconda e poi sommiamo algebricamente la prima equazione con la seconda, perché meno 4 per 25 è un meno 100 b quadro. Meno 100 più 4 più 100 se ne va e rimane un, attenzione, meno 4 per 63 viene un, meno 4 per 3 che fa che dunque viene meno, a questo viene 0. Qui abbiamo un 4 per 63 è un, se non mi sbaglio, 252, perché 4 per 3 fa 12, dunque il porto di 1, 4 per 6 è 24, 1 è 25. Devo fare meno 252, che vado a fare per non sbagliare la calcolatrice, più 12, vabbè, meno 240. Qui è venuto meno 240 a quadro. Dunque, poi devo fare meno 4 per 100. Dunque, se faccio meno 400 più 25, meno 375 a quadro b quadro. Vedete cosa ho fatto? Dunque, in questo modo però mi posso, per esempio, determinare, non so, a quadro. Dunque, cosa vogliamo fare? Dunque, scriverei questo come 375 a quadro b quadro che ho pensato bene di portare a sinistra più 240 a quadro uguale 0. Dunque, però. Dunque, se uno vuole essere sicuro, 375 che è sicuramente divisibile per, beh, andiamo un pochino per 25 facciamo, sapete che facciamo? Facciamo così. Sì, perché se metto qui un 25 mi avanza qui un 15. In pratica 375 è un 25 per 15, no? Che vuol dire un 5 al cubo
perché 25 5 quadrato per 3. Questo è 375, qualcuno sempre ride su questo. Dunque, al contrario, 240 è un 8, questo è 0, 24 è 8 per 3, vedete? È 240 invece è un 2 alla quarta per 3 per 5. In pratica ho capito che posso raccogliere, ha fatto il comune, 15 lì a quadro. Quindi scrivo 15 a quadro, ci va tutto questo per vedere chi raccogli. Vabbè, insomma, questione di un minuto, 2 minuti in più. Dunque, viene 25 più quadro, perché 15 per 25 è 75. Se faccio 240 diviso 15, 16, no? Ovviamente questo è meno però ragazzi, se questo lo porto, qui non so perché ho lasciato più, questo è meno, quindi è 25 più quadro meno, ripeto, 16 uguale 0. Ovviamente A e B per ipotesi di ellisse non possono essere mai nulli, quindi qua ci viene 25, 15 a quadro uguale 0, che vuol dire a quadro uguale 0, ma questo non è possibile. Quindi posso dividere per 15 a quadro da una parte all'altra, elimino questo, ottengo che, guardate, ho già ottenuto che B al quadrato è uguale a 16 25esimi. Mi manca a al quadrato. Cosa posso fare qua? Beh, potrei fare la stessa cosa, ma a questo punto vado a mettere questo valore in una delle due equazioni, direi, vabbè, la prima, per esempio, no? Va bene? Fatto un metodo alternativo. Un po' di calcolacci comunque ci sono da fare, ragazzi, eh? Allora, togliamo la linea, ritorniamo al sistema originale. Allora, andiamo a metterlo. Dunque, ovviamente questo meno 4 non c'è. Allora, intanto andiamo a mettere 25, al posto di b quadro ci metto 16 25esimi, che tra l'altro se ne va, più 63 al quadrato uguale 100 a al quadrato, e qua abbiamo un 16 proprio su 25. Allora, 25esimi se ne va. Vedete cosa viene? Viene che 16 più quel 63 al quadro che rimane, ma 125esimi è 4, 4 per 16 è un 64 al quadrato. Se porto 63 al quadrato a destra, 64 meno 63 è 1, viene che al quadro è 16. Ed è così convenuto, e conseguentemente, sostituendo lì, abbiamo trovato l'equazione finale, l'equazione canonica dell'ellisse, che è quella che ci chiedevano poi in realtà. Allora, potremmo scriverla così: x quadro fatto 16 più y quadro diviso 16 25esimi, e si mostra anche qua come trattasi di un'ellisse con il focus sull'asse x, perché a quadro è maggiore di b quadro, che poi si può scrivere, questo 25 si può portare anche qui, ragazzi, quindi scrivere anche qui fatto 16, si può scrivere 25 y quadro 16esimi. Se facciamo così possiamo anche fare un minimo nullo che è 16 e scrivere l'equazione che compare nel testo, che è un x quadro più 25y quadro, ovviamente uguale a 16. Questa io direi che è la forma più compatta in cui si può scrivere questa equazione. Abbiamo risolto, state vedendo in questo momento su GeoGebra l'ellisse, vedete che ci sono i punti A e B, A di coordinate 1 mezzo meno 3 radice 7 decimi, e B A ovviamente che sta nel quarto quadrante, B che sta nel secondo quadrante, di coordinate meno 2 e 2 radica 3 quinti, vedete i vertici che sono meno 4, 0, 4, 0, 0, meno 1, 0, 1, e vedete l'ellisse molto molto piatta che avete visto. Ci vediamo alla prossima.